abbiamo appreso con piacevolmente il nuovo acquisto della nostra OP Orti di Puglia. Vi auguriamo tutto il meglio. L'OCM è uno strumento flessibile, lo utilizzerà al meglio, è praticamente il business plan delle imprese. Ci avete in Sergio una guida buona, in Unione, come sapete, c'è l'apporto di tutto quello che serve. Migliore augurio, avanti così, insomma. Noi siamo ente e partecipi di questa Unione, che ci dà l'apporto a tutto quello che è il nostro piano operativo, rispetto alla quale siamo dentro proprio per quello, per poter avere finanziamenti, per poter far andare avanti le nostre aziende, perché senza di quello non si potrebbe fare. Il coagulante delle OP sono proprio le unioni. Noi siamo con Italia Ortofrutta e speriamo che Italia Ortofrutta, OP Orti di Puglia, dove Frulli è il responsabile, pertanto portare avanti questo progetto insieme. Grazie Sergio, io ringrazio l'amico Sergio che ha, come dire, si è avvicinato a noi come azienda, perché noi siamo giovani di questo settore, abbiamo investito in questa realtà nella provincia di Lecce, che è un'azienda tra le più importanti del Sud Italia di produzione di quarta gamba, ci abbiamo creduto sul territorio, vogliamo diventare l'azienda di riferimento nella qualità e nella territorialità, nella produzione di quarta gamma, e penso che il passaggio obbligato era quello di stare a fianco ed essere seguiti e farsi guidare in un percorso anche da un'associazione di categoria come Arcafruit, come un OP che ti desse la possibilità di dialogare con tutta la filiera dei produttori. E per assurdo, diciamo, il vantaggio ancora più importante è quello di essere poi un riferimento nell'OP nazionale. Dunque, noi cercheremo di fare il massimo per dare prestigio e ancora di più di quello che oggi Arcafruit è riuscita ad avere in questi anni, e faremo del nostro meglio per essere dei soci importanti sia in termini di rispetto dell'etica, del comportamento all'interno dell'associazione, ma anche del fatturato e dello sviluppo del business. Dall'altra parte avremo bisogno sempre di più di un supporto sia dal punto di vista tecnico, perché come dicevo prima non siamo dei tecnici nel mondo dell'agricoltura, ma anche da un consiglio, come un buon padre di famiglia che può essere Sergio, può essere a noi, visto che l'azienda è giovane, e il management dell'azienda, la società, io che sono il presidente del consiglio di amministrazione, siamo tutti giovani sotto i 50, dunque penso che sia questo il giusto nel fare impresa oggi anche nell'agricoltura in una regione come la nostra.